Cara Francesca, mi fa molto piacere conoscerti perché io già nel 1998 avevo scritto un libro che è stato pubblicato da Costa e Nolan, che si chiama Oggetti e Risorti, dove avevo proprio parlato della rinascita degli oggetti, nel senso che gli oggetti vivono e muoiono come delle persone e possono però, al contrario delle persone, possono risorgere. E quindi quando ho visto questi tuoi, non saprei come chiamarli, Bidoni. bidoni, che sono diventati un mobile bar, mi è piaciuto molto perché tu hai fatto risorgere un oggetto sporco e l'hai trasformato in qualcosa di lusso per una casa borghese. E quindi mi sembrava molto interessante, per cui ti vorrei chiedere com'è che ti è venuta questa idea di partire proprio dai bidoni. Allora, ti ringrazio per la domanda, Cristina. È sempre molto interessante parlare dell'azienda Barrel 12. Questo progetto è nato da una richiesta all'epoca prima dell'Expo. Il sindaco di Monza mi aveva chiamato per realizzare un piccolo progetto all'interno del parco della Villa Reale, nel quale ognuno, ogni studio di architettura, doveva un po' inventarsi un piccolo giardino. Io a quell'epoca lì ero un po' presa da tanti lavori di ristrutturazione, quindi vado dal mio fabbro e gli dico: riusciamo a fare qualcosa con un bidone? Con un bidone lo recuperiamo e con poca spesa riorganizziamo questo progetto di giardino letterario. E il primo progetto era appunto un percorso all'interno del quale c'erano questi bidoni con degli olivi ispirati sempre alla mia regione preferita, che è l'Umbria, e poi in fondo c'era questo bidone fatto a libreria. E da lì, poi dalla libreria, è nata l'idea di fare wine bar, di fare il puff, e tutto il progetto si è sviluppato seguendo appunto questo motivo di quasi paranoico di ripetere, di utilizzare il bidone, tagliarlo sia in verticale che in orizzontale. Allora, però a questo punto ti vorrei chiedere, tu hai parlato di lavoro di interior design, la tua professione ufficialmente, a parte i Sì, bidoni, perché non credo che ti posso chiamare uno che fa bidoni, come ti mi hanno chiami? chiamato la bidonara, i bidoni, che fa Vabbè, bidoni, ok, la bellissima. bidonara, però lasciamo stare la bidonara, che formazione hai Sì. e oltre ai bidoni che cosa Certo, fai? no, sono architetto, mi sono laureata al Politecnico di Milano. E poi gestisco uno studio di architettura che si chiama Studio 12, e da quella volta è nata questa idea dei bidoni. I bidoni, in realtà, il mio sogno era quello di realizzare un progetto di design ispirandomi all'Anna Maria Tulli, che è un'artista che fotografa bidoni arrugginiti. E un giorno ero in un cantiere in Umbria e gli operai si stavano scaldando con un barile arrugginito. E io l'ho fotografato, sono andata dal fabbro e ho detto: adesso noi li facciamo così. E da quella volta abbiamo fatto il corten, abbiamo arrugginito i bidoni che recuperavamo, che sabbiavamo, perché dietro c'è un lavoro enorme, enorme. Scusa, ma lei ha una curiosità, dove li recuperi questi bidoni? Allora, abbiamo i nostri fornitori, che ci chiamano ogni volta che hanno delle forniture adatte a noi, e adesso ci stiamo specializzando perché oltre al 60, al diametro 60, che è quello che utilizziamo per fare librerie e wine bar, stiamo utilizzando il 45 di diametro, che è un po' più piccolo e che è adatto per gli appartamenti tipo di Milano, di Londra, piuttosto che di Parigi. E ho scoperto e ho notato che tutti i miei progetti di architettura relativi al design potevo trasformarli in progetto più di design, più industriale. Però poi quando uno è preso nella propria progettazione e ristrutturazione, spesso non si occupa anche di promuovere la parte di design. Quindi non ti è mai venuto voglia di contattare un'azienda e di proporgli un progetto di design? L'ho fatto un paio di volte, ma mi rendo conto che è un processo molto lungo, soprattutto per quelli sconosciuti come me. Com'è che distribuisci e vendi questi bidoni che sono diventati degli oggetti, lo dico tra virgolette, quasi di lusso? Allora, questi oggetti di lusso all'inizio erano stati distribuiti in Rinascente, Ah.
E poi mi ha contattato un sito di e-commerce che punta proprio sulla sostenibilità. Il nome di questo sito di e-commerce si chiama Design Italy e loro proprio mi vendono online. Quindi abbiamo un sito nostro e un sito di Design Italy che vendo online. E questi bidoni li vendiamo online principalmente. Però io so che Design Italy ha già un punto vendita a Liberty a Londra e che il suo progetto è di moltiplicare queste vetrine, chiamiamole, del proprio catalogo. Certo. Quindi penso che per i tuoi bidoni ci sarà un futuro tattile, chiamiamolo. Va bene. Touch.